Ti è mai capitato di parlare con un mendicante? Ragazzi, questa settimana ho girato moltissimo. Barcellona, Roma, Amsterdam. Ed in ogni città dove sono stato ho trovato una persona pronta a farmi compassione per ricevere l'elemosina. Ma se osservate un mendicante, noterete una cosa molto interessante. Lui è disposto a ricevere, ma non dà niente in cambio. Se tu gli dai una moneta, lui non pulisce i vetri della tua auto, non ti dà una rosa, non ti legge le carte, e l'unico piacere che proverai sarà quello per aver fatto una buona azione. Detto questo, credete che se io avessi fatto l'elemosina a questi mendicanti li avrei aiutati? La direzione che prende la vita è guidata dai principi di successo e fallimento. Se un'azione che facciamo ci offre il risultato sperato, la ripeteremo. In caso contrario saremo costretti a cambiare. Quindi, quando facciamo l'elemosina, stiamo dicendo a questo mendicante: continua così, perché il tuo modo per guadagnare soldi funziona. Ma adesso che avete capito il meccanismo, arriva la parte più interessante. Ovvero, pensate se c'è un ambito della vostra vita in cui siete dei mendicanti. Io ho conosciuto molte persone che mendicano un lavoro, che mendicano un amore, che mendicano un'amicizia. Ciò che fanno è generare compassione nel prossimo per ottenere ciò che desiderano, senza dare niente in cambio. Se avete scoperto che soffrite della sindrome del mendicante, non vi preoccupate. Adesso vi lascio una ricetta per curarla. Date vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Ragazzi, se avete scoperto di soffrire della sindrome del mendicante, indicate quali sono i vostri sintomi nel box qua in basso, nel box dei commenti. Io nel prossimo video, nel video del giovedì, vi prometto che vi racconterò quale è la mia sindrome del mendicante e vi spiegherò come l'ho curata. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, potete mettere un mi piace, potete condividerlo, potete commentarlo e soprattutto potete... Esatto. Potete iscrivervi al mio canale di YouTube. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buon divertimento, buona settimana e qua dalla Corugna è tutto. A presto!